Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Dobbiamo parlare, e come se dobbiamo parlare, di Napoli-Como. Napoli vince per 3-1 e conferma il primato anche prima della sosta. Va a più 4 sulla Juventus, a più 5 sul Milan e comunque traccia la strada per qualcosa di importante. Si stanno mettendo le basi per qualcosa di importante. Noi non diciamo niente perché comunque la strada è lunga, siamo solo alla settima giornata. Scusate, però insomma la strada è tracciata più che bene per questo campionato. Partita che è stata, diciamo, più difficile del previsto. Anzi, io faccio i complimenti al Como perché veramente una bella bella squadra, il Como di Fabregas, idee di calcio eccetera, quindi veramente grande grande squadra anche a livello di singolo. A me piace molto, cioè, Nico Paz ragazzi è un fenomeno, Nico Paz è un fenomeno, Nico Paz ieri ha preso anche il palo, ha fatto un paio di conclusioni veramente pericolose. Strefezza che ieri ha segnato, Strefezza, altro bel giocatorino. È entrato Belotti, c'hanno il lusso di Belotti dalla panchina, voglio dire, non è fisso. E Cudrone, vabbè, Cudrone ieri è stato un po' ingabbiato, però se Cudrone, diciamo che è sempre Cudrone. Napoli che era partito forte col gol di McTominay, ragazzi, anche lui. Che fenomeno di giocatore è Scott McTominay, ragazzi. Un giocatore sontuoso, a dir poco sontuoso. Che nel primo tempo, veramente, il primo tempo, veramente bene, forse uno dei pochi positivi del primo tempo. Un primo tempo brutto che si è concluso sull'1-1. Il Como dopo il gol non si è affatto demoralizzato. Napoli che si è troppo chiuso, e questo, diciamo, è da evitare, questa cosa di segnare e poi chiudersi, perché poi capita che giochi con le squadre un po' più forti. E lì diventa un problema. Poi Starefezza ha tirato il coniglio dal cilindro e ha trovato l'1-1 dopo il palo di Nico Paz. Insomma, tre o quattro conclusioni le aveva fatte il Como prima di segnare. Comunque, 1-1, un primo tempo difficile. Non ci aspettavamo un Como così. Non ci aspettavamo, soprattutto dopo la partenza sprint del Napoli, non ci aspettavamo una partita così, e così difficile. Insomma, sapevamo che era complicato, però insomma, dopo che vedi che segniamo dopo 25 secondi, 26 secondi, dopo quanto ha segnato Vector, poco meno di 30 secondi, sembrava una serata, non dico in discesa, però comunque una serata di esaltazione, e invece si è rivelata una serata veramente di sofferenza unica. Perché poi il primo tempo abbiamo veramente sofferto tanto, poi è arrivata probabilmente una strigliata di Conte negli spogliatoi. Conte la vince perché? Perché per esempio Kvara, che è stato forse il peggiore, nei 90 minuti è stato il peggiore, forse ha fatto una sola giocata in tutta la partita, e questo bisogna lavorare sul fattore psicologico di Kvara. Io sono sempre sul carro Kvara, quindi sono sempre convinto che questo ragazzo possa e debba fare bene. Quindi io credo ancora molto nel 77 Georgiano. Conte vince la partita spostando diciamo dalla tre quarti Kvaratskhelia, lo sposta sulla sinistra, e Kvara magari riesce un po' di più a cercare di saltare l'uomo, a puntare, perché nel primo tempo non gli era riuscita mezza volta. E il Napoli la vince con un rigore su Olivera, che Olivera nel primo tempo non mi era piaciuto tantissimo, ha perso due o tre palloni, anche Anguissa nel primo tempo un po' in ombra, era partito forte, poi si è un po', diciamo, era un po' sceso, perso due o tre palloni a centrocampo che non doveva perdere. E però insomma, Napoli che la vince con un rigore su Olivera, dicevamo, rigore battuto da Lukaku, malissimo, rigore battuto malissimo, va bene, entrata dentro, non fa niente, palla che tiro centrale, insomma, che spiazza Audero, che la stava anche prendendo coi piedi, che in quel caso veramente era anche sfortuna in quel caso. E da lì, diciamo che il Napoli
un po' soffre il giusto, non quanto aveva sofferto il primo tempo, perché il primo tempo veramente è stata una sofferenza infinita, sembrava non finire mai, e il Como diciamo che meritava, ha meritato il pareggio a fine primo tempo, non dico di vincere perché è esagerato, perché nei 90 minuti il Napoli ha strameritato la vittoria, però insomma nel primo tempo il Como ha meritato di essere sul punteggio di 1-1. Poi nel secondo tempo il Napoli più attento, più diciamo accorto a non perdere palloni, gestiva bene i palloni a centrocampo, e dopo il 2-1 insomma abbiamo sofferto il giusto, ma non è che abbiamo concesso chissà quali palle gol. E poi la siamo andati a chiudere con David Neres, che ragazzi, David Neres quando entra è sempre decisivo. Cioè io credo che ci sia una leggenda su David Neres che a metà occhio, no? Vedete che c'ha mezzo occhio chiuso, no? Uno totalmente aperto e invece l'altro è mezzo chiuso. Ma io dico, ma se gioca con tutti e due gli occhi aperti, questo che cos'è? Cioè questo qua con un occhio e mezzo è già un fenomeno. Con due occhi aperti, figuratevi cosa può essere David Neres. Comunque, oltre David Neres, che fa una gran partita, oltre McTominay e oltre Politano, che ha una capacità, ripeto, di fare la doppia fase in una maniera enorme, era lì con mio nonno, a fine primo tempo, mio nonno diceva, perché non mette Neres? Dicevo io, nonno, perché Neres non ti dà quello che ti dà Politano. E infatti per me il cambio Kvara-Neres è azzeccatissimo, perché Politano sul 2-1 non lo puoi togliere, perché poi il Como lì deve attaccare per provare, no, a pareggiare la partita. E quindi ti serve un esterno che torni e che sappia fare la doppia fase proprio come la fa il nostro Politano. Quindi cambio giusto da parte di Conte. Neres entra e segna. Neres entra e segna, e poi dopo il gol fa una sgasata, si fa 60 metri di campo come aveva fatto Politano nel primo tempo, che ha recuperato palla ed è arrivato al limite, proprio dentro l'area, se non mi sbaglio, pure tirato. E quindi arriva dentro l'area, prova a incrociare, Otero la para, segna su assist di Lukaku. Ragazzi, Lukaku, diciamo, è un palo, un armadio a due ante, un gol e due assist anche oggi. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Si è piantato quando il terzo gol, si è piantato lì, ha visto non so come l'inserimento di Neres che poi si è presentato davanti a Otero e ha segnato. Ma la palla di Lukaku penso che non la dia proprio nessuno attacca, nessuno la dà questa palla, nessuno. Qualsiasi attaccante della sua stazza, probabilmente, anche Osimhen, io continuo a pensare che Lukaku non sia Osimhen, cioè nel senso, è un downgrade, però comunque, nessuno la dà quella palla. Cioè tu vai a fare, di solito, un attaccante come lui va a fare sportellate, no? A fa sponde, eccetera. Lui no, lui si pianta lì e dà una palla col contagiri a Neres, cioè ha dato una palla assurda. E Neres ha fatto 3-1. E veramente Lukaku lo abbiamo imparato a conoscere come un giocatore che segnava solamente, no? Quell'anno all'Inter. Ma io sto cominciando a pensare che sia uno che gioca molto di più per la squadra. Cioè, questo ha fatto 3 gol e 4-5 assist. Cioè, è arrivato alla terza, alla seconda, quando ha giocato la prima partita. Alla terza ha giocato la prima partita. Alla terza, ora siamo andati in quattro partite, ha fatto 3 gol e 4 assist. Cioè, che volete di più da questo attaccante qui? Che ci dobbiamo solo preoccupare di rimetterlo in forma. Conte si deve solo preoccupare di rimetterlo in forma, perché se questo è Lukaku non in forma, io immagino Lukaku in forma verso gennaio, febbraio, che cosa può essere? Cioè, un giocatore, sarà veramente un giocatore devastante. Adesso si vedrà contro. Adesso c'è la sosta. 2 settimane senza partite, comunque tosta. Adesso devono giocare le altre. Oggi, stasera c'è l'Inter. E vedremo cosa farà. Domani la Juve. Napoli, che comunque per ora resta a più 4 sulla seconda, che è la Juventus, a più 5 dal Milan.
e vedremo cosa succederà nel corso di questa giornata di Serie A. Quel che è certo è che il Napoli si passa altre belle 2 settimane in testa alla classifica. Poi si vedrà contro l'Empoli, contro il Lecce e poi arriveranno quel circolo, no, di partite un po' più difficili contro Atalanta, Roma, Inter, Milan, eccetera. Si vedrà proprio lì la forza di questa squadra, la forza di questo Napoli. Lì si capirà le ambizioni quali possono essere, ma ripeto, la strada è ben tracciata. Sempre Forza Napoli e ciao a tutti.